Ma i lavori come, per esempio, l'influencer, lo youtuber, come si inseriscono però dentro questa Beh, discussione? sono veicolo di consenso, veicolo di acquisto, veicolo di consumismo, veicolo di Sì, perché ormai lobotomizzazione tutti quanti cerebrale. vendono. Quando tu lavori con la testa, lavori con le capacità relazionali, lavori con l'esperienza che hai accumulato, quindi lavori col tuo corpo, sai, controllare il braccio a una fresa è più semplice. Controllare una complessità come l'essere umano è un po' più difficile. Perché tu puoi sempre eccedere, puoi sempre poter. A un certo punto essere anche tendenzialmente sovversivo. E allora lo devi controllare. E come lo controllo? Contro strumenti. La precarietà, cioè la ricattabilità del reddito, con il debito e con l'immaginario. Cioè il desiderio, cioè l'immaginario. L'immaginario è il controllo sociale. Sviluppi l'immaginario. La trappola dell'immaginario, della meritocrazia, è che uno ce la fa, vuole essere come la Ferragni. Ma la Ferragni è la Ferragni perché altre 99 che vogliono fare la Ferragni non ce l'hanno fatta. È come è un meccanismo Come quando vai a giocare a potente. casinò, lo sai già che Ma statisticamente guarda, perdi è peggio del sicuramente. casino, perché il casino, vabbè, lì è il caso. Questo è più scientifico. È il passaggio dalle tecniche disciplinari di Foucault alle tecniche di controllo sociale di Deleuze. La fase taylorista fordista che va dal 1910 al 1970 e che segna il passaggio dell'egemonia della Gran Bretagna e dell'egemonia USA è caratterizzata da un'organizzazione rigida della società. Il taylorismo è la catena di montaggio, ha un'organizzazione di lavoro divisa in tre fasi: progettazione, esecuzione e commercializzazione. La rigidità dell'organizzazione del lavoro della fabbrica si riverberava anche nella società. La scuola era strutturata così: la scuola ti preparava, tu eri già segnato il primo corpo. Quando avevi 2 anni sapevi se andavi a fare l'operaio, andavi a fare il colletto bianco, andavi all'università a seconda di come nascevi, della città, dei tuoi genitori, eccetera. Poi c'era anche la rigidità all'interno della famiglia, il contratto sessuale, la donna in cucina e l'uomo in fabbrica. Insomma, chi non stava dentro in questo meccanismo disciplinare aveva due alternative, manicomio o carcere. E questa era l'analisi che faceva Foucault della società cosiddetta disciplinare che ha caratterizzato. Dentro questo però lo Stato aveva delle funzioni, lo Stato si garantiva la salute, cioè tutti dovevano essere vaccinati, tutti dovevano avere almeno 4 nozioni per far sapere l'unità di conto. Tutti devono essere in grado di poter consumare. Questo salta negli anni 70 per la pressione che c'è dai movimenti, delle lotte, la rivolta degli studenti, la rivolta degli operai, la rivolta delle femministe. E si apre una fase nuova, dove c'è il cambiamento tecnologico, che c'è un problema di rigidità tecnologica, che può essere controproducente. Quando facciamo il primo sciopero gatto selvaggio, dici no. Quindi bisogna flessibilizzare la tecnologia. E nascono la rivoluzione dei computer. Le tecnologie da tecnologie statiche, fisse, materiale diventa tecnologia di linguaggio, di comunicazione, non c'è niente di più che si vede il linguaggio. Si creano linguaggi artificiali. Io ho fatto un libro, che forse è la cosa più bella che ho scritto, devo dire, che si chiama Grateful Dead Economy. E lì spiego come tutto il movimento controculturale americano della guerra del Vietnam, ma anche il movimento hippie e tutte quelle cose lì, abbiano prodotto la lotta contro l'apparato che all'epoca veniva chiamato militare industriale, che era proprio negli Stati Uniti, abbiamo prodotto quello sviluppo di capacità innovativa di rottura antisistemica che hanno prodotto la Silicon Valley. Perché Bill Gates, Steve Jobs, Steve Wozniak sono stati tra i fondatori del primo computer club di San Francisco nel 75, il cui loro motto era Tech to the People, cioè parafrasando Power to the People dei Black Panther, dicevano Tech to the People, la tecnologia al popolo. E poi è nato tutto il movimento hacker degli anni 80, dei movimenti open source, eccetera, eccetera, che negli anni 80 la cyber culture, cioè c'era tutto un movimento sul tentativo di impadronirsi della tecnologia. Perché era stata la tecnologia la nuova, come sempre succede, come è stata con la rivoluzione industriale, come è stata col Fordismo, con Taylor negli anni 10 in America, a modificare le modalità di organizzazione del lavoro, di produzione e creare nuove forme di valorizzazione. E la tecnologia ha flessibilizzato la produzione. Ha creato possibilità di differenziazione della domanda, per cui io adesso un prodotto te lo faccio già da 2 anni. All'epoca, non so se avete mai sentito questo termine, ma noi che siamo vecchi ce lo vogliamo. Si chiamava che il motore del capitalismo erano i beni durevoli. E perché dicevo durevoli? Ma Adesso. che cosa Cosa vuol dire? I esatto? beni durevoli erano la lavatrice, Durevoli? durevoli Sì, perché duravano nel ma tempo. Il successo del consumismo americano negli anni 50 è che tu comprai una macchina e ti durava 10 anni.
Ma sai perché? Perché i tempi per ammortizzare i costi di una catena di montaggio di una linea di produzione con una lavatrice erano 7-8 anni. Quel bene lì doveva essere avere un mercato per 7-8 anni. Quando tu flessibilizzi la tecnologia, usi i sistemi CAD-CAM e inserisci l'informatica nelle macchine della catena di montaggio, i sistemi CAE, introduci la robotica, eccetera, tu hai una stessa linea di montaggio che ti produce 6 modelli differenti. Dico 6 per dire uno a caso, Cioè, prima una linea di montaggio, 100 operai, un modello. Due modelli, linea di montaggio, 100 operai, secondo modello. Tu adesso fai una linea di montaggio, 100 operai, produci 2 modelli. Ma ne produci 3, 4. L'occupazione operaria si riduce, si perde capacità contrattuale e si inizia a esternalizzare parti della produzione che non rappresentano il core business. Quindi i servizi pubblicitari, i servizi pulizia, insomma, tutta quella roba che è successa. E poi le tecnologie informatiche consentono di comunicare su scala globale a costo zero. Poi c'è questa grande innovazione, che è l'innovazione della tecnologia dei trasporti. La parola chiave è container. Perché adesso l'economia non è diventata più un'economia istanziale, ma è diventata un'economia di flussi. Cioè, controllare i flussi è diventato strategico. Infatti la Cina si sta muovendo su questo campo, sulla logistica internazionale. Quando c'è questo cambiamento tecnologico in cui c'è una flessibilizzazione, è chiaro che l'attività lavorativa diventa più libera, non sei più la catena, o almeno diventa, ti sembra che diventi più libero, perché questo è il discorso, e ti dici, tu, io ho bisogno che tu diventi un, come si dice, problem solving, multitasking, non è che si usano queste parole, no, non lo so. L'ufficio del personale non si chiama l'ufficio del personale, si chiama l'ufficio del risorso umano. Guarda che la lingua ha la sua importanza, La lingua ha la sua importanza, tu diventi addirittura capitale, non sei più forza lavoro salariato, operaio, tu diventi capitale umano. Questo è un proposito di costruzione di immaginario. Questo quindi ha bisogno, tutto questo qui, di un controllo, e nasce questo, quello che si chiama il controllo sociale, che significa che tu devi controllare gli spazi. Avete notato che lo sviluppo delle telecamere negli spazi pubblici, con le telecamere, controllo dei flussi lavorativi, controllo formazione di immaginari ad hoc. E viene fuori questo che Deleuze dice: se siamo passati dal disciplinamento fordista al controllo sociale attuale. Ma ovviamente ci contano il controllo della stampa e il controllo dell'istruzione. Le riforme universitarie e delle scuole che sono state fatte sono tutte in funzione di controllare i meccanismi di istruzione. Quindi queste, tutte queste forme di controllo, di quasi di ricatto su come tu devi vivere, così, cioè alla fine si sono sviluppate naturalmente. Le innovazioni più importanti di solito sono quelle, a mio avviso, che aprono prospettive e orizzonti. Però poi ricadono. Poi, nel momento stesso in cui queste poi devono dare adito e devono sottostare alla legge del profitto, allora si modificano. Io in questo libro, che si chiama Economia Politica del Comune, avevo coniato il termine di processo di sussunzione della vita, sussunzione vitale. Cioè, noi oggi, se dovessimo pensare alla teoria del valore, non lo più chiamare la teoria del valore lavoro, dobbiamo chiamare la teoria del valore vita, perché è la vita che viene messa a valore. Scusa, se io vado su questo smartphone che abbiamo tutti e guardo tutti questi, no? Tutte le volte che uso un'app entro in un meccanismo di valorizzazione. Ma perché la uso? Magari la uso soltanto per andare a vedere Google Maps per sapere dove andare. Cioè, una cosa. Quindi la nostra vita produce dei dati per soddisfare dei bisogni. Questo un tempo non crea, era lavoro improduttivo. Adesso tutte le volte che io prenoto un biglietto per andare da qualche parte, questa mia informazione scatena un meccanismo produttivo. C'è il processo di profiling, c'è il processo di call, che sono tutte forme di induzione. Di la nostra vita è diventata moneta alla fine. È stata mercificata. È diventato un valore di scambio. Il valore nella società capitalistica è il valore passa attraverso il processo di scambio e quindi passa attraverso la sua trasformazione in denaro. Tutto ciò che non si trasforma in denaro decade da di ogni valore, anche il lavoro. È proprio il meccanismo, proprio perché la nostra vita è diventata produttrice di valore. La maggior parte degli atti della vita che noi facciamo, li facciamo per vivere, non per sopravvivere, per vivere.
lavoro come attività produttiva certificata viene schiacciato dal fatto che noi comunque produciamo lavoro in maniera spontanea, gratuita e consenziente. Però qualcuno deve produrre, pagare. Se nel 1820 qualcuno diceva: guardate che fra 200 anni quelli che lavoreranno in agricoltura sono il 4%. E tu dici, prendevano, già stavano già con Benta facendo i manicomi e le prigioni, lo mettevano, come descrive Foucault, lo mettevano in manicomi.